La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è Eccellenza dell'anno Ricerca e Sviluppo Micronutrizione. Il premio va a Metagenics. Complimenti. Leggiamo anche la motivazione per essere un leader nel settore della micronutrizione di livello scientifico, per aiutare costantemente le persone a vivere una vita più sana e più felice, per essere sempre al fianco dei professionisti della salute e per l'impegno fondato sui più recenti sviluppi scientifici. Metagenics, eccoli, buonasera. Buonasera, benvenuti e complimenti. Più avanti. Eccellenza dell'anno Ricerca e Sviluppo Micronutrizione. Complimenti. Altro argomento molto molto attuale questo. Siamo in compagnia del dottor Michele Di Qual, Sales Manager di Metagenics. Benvenuto. Grazie. Questa sera la vostra azienda ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno nel settore della micronutrizione. Come commenta questa vittoria? Beh, siamo molto orgogliosi, siamo contenti del riconoscimento, di tanto lavoro fatto. Noi ci occupiamo di micronutrizione, ma di ricerca e sviluppo nell'ambito della micronutrizione, e avere la possibilità di lavorare in questo campo per ottenere dei risultati, quindi micronutrizione vuol dire prodotti nutraceutici, integratori che fanno veramente la differenza, e la ricerca e sviluppo ci permette di ottenere dei risultati veramente di alto impatto, come definiamo noi, quindi risultati utili per la salute, per il benessere delle persone. Quindi vincere questo premio in qualche modo ci permette di essere orgogliosi e trovare nuova forza e diciamo andare avanti con molto orgoglio verso comunque uno sviluppo di prodotti e di aspetti che ci permettono di ottenere risultati ancora migliori. Dottor Di Qual, che progetti avete per l'anno che è appena iniziato? Beh, sembrerebbe che quest'anno possa essere considerato un anno normale, mi riferisco al Covid ovviamente, e noi ci occupiamo appunto di ricerca e sviluppo ma anche di divulgazione. E i progetti possono essere sicuramente lancio di prodotti nuovi, innovativi, che è una nostra caratteristica, lavoriamo molto da questo punto di vista, ma parlando invece in termini di progetti, gli eventi scientifici, le formazioni e i congressi dove noi partecipiamo per divulgare quello che facciamo, per noi sono molto importanti. Quest'anno sembra che sia possibile nuovamente organizzare grandi eventi in modo da poter formare e informare medici, nutrizionisti e specialisti della salute di tutto quelle che sono i nostri risultati di ricerca e di sviluppo. Ci ha raggiunti la dottoressa Evi Van Heno, Marketing Manager di Metagenics. Benvenuta. Grazie. Dottoressa, la vostra realtà è un gruppo attivo a livello globale che condivide conoscenze, informazioni scientifiche ed esperienze di vari mercati. Il vostro approccio è cambiato dall'inizio della pandemia e come lo definite? L'approccio non ha cambiato. Da sempre noi collaboriamo con i professionisti sanitari e il nostro messaggio è sempre stato un messaggio di prevenzione. Dunque il periodo trascorso ha confermato tutto questo. E dunque per noi in Metagenics siamo dedicati a aiutare le persone a vivere una vita più sana e felice, e dunque questo è insieme ai nostri clienti, ai professionisti sanitari, e adesso più che mai lo faremo ancora di più. Siamo in presenza del dottor Maurizio Salamone, Science Manager di Metagenics. Benvenuto. Benvenuti. Dottor Salamone, cosa significa per voi innovare e perché è importante, soprattutto in un settore come il vostro, che è in continuo mutamento?
Beh, innovare significa portare per primi delle soluzioni efficaci. E questo si può fare attraverso un ascolto attento del mercato. Il mercato dà dei segnali di quelli che sono i bisogni e il marketing ascolta questi bisogni. La scienza porta le soluzioni e poi le vendite diffondono queste soluzioni sul mercato. E la capacità di portare delle soluzioni efficaci dipende dalla sinergia di queste tre funzioni. Un esempio, Metagenix è stata la prima al mondo a portare nell'ambito della micronutrizione le pro-resolvine, gli unici segnali naturali della risoluzione dell'infiammazione. Siamo i primi al mondo.